Si irrigidisce la linea di chi dice no all'accoglienza di immigrati. Zero posti in Lombardia, ribadisce ancora una volta il presidente della regione Roberto Maroni, che annuncia: non andrò questo pomeriggio a Roma alla riunione tra il ministro dell'interno Alfano e i rappresentanti delle regioni e dei comuni. È una presa in giro, hanno già deciso come procedere. Non solo Lombardia, Veneto e Piemonte, si allunga anche la lista delle regioni indisponibili all'accoglienza. L'ultima è la Valle d'Aosta, che alla richiesta di ospitare 79 migranti ha risposto negativamente: siamo nella assoluta impossibilità. È un braccio di ferro che rischia di complicare una situazione già molto difficile, visti i continui sbarchi e la carenza di posti letto, con i centri di accoglienza che scoppiano. Se i territori non daranno disponibilità, i prefetti potrebbero requisire alcuni immobili inutilizzati. Una mediazione si cercherà appunto nella riunione di oggi pomeriggio. Una quadra difficile da trovare. Il capo del Dipartimento dell'Immigrazione, Mario Morcone, ha più volte ribadito che l'obiettivo è quello dell'accoglienza diffusa, piccoli numeri spalmati su tutto il territorio, un sistema che consenta di ampliare l'ospitalità strutturalmente per non dover agire sempre in emergenza. Si punta al raddoppio dei posti SPAR, il sistema di protezione per i richiedenti asilo. Sono in parte queste richieste a tenere ingolfata la macchina dell'accoglienza. Ci sono ancora 40.000 richieste da esaminare. L'anno scorso ne sono state lavorate circa la metà tra quelle arrivate, che si sommano agli arretrati degli anni precedenti, e i tempi si allungano. Nel 2015, delle oltre 33.000 persone giunte sulle nostre coste fino al 4 maggio scorso, ben oltre 20.000 hanno già chiesto di ottenere il riconoscimento di rifugiato. Sono 7 finora i paesi che, dopo il Consiglio europeo del 23 aprile, hanno inviato mezzi navali per partecipare all'operazione nel Mediterraneo, ha spiegato il ministro degli esteri Gentiloni, sottolineando che l'obiettivo dell'Italia resta la distruzione delle imbarcazioni dei trafficanti. Serve però una risoluzione delle Nazioni Unite che, fa sapere il ministro, potrebbe arrivare la prossima settimana. Intanto la Guardia di Finanza di Bari ha arrestato oggi uno scafista che stavolta è italiano. È un 62enne originario di La Spezia. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga, ma è stato fermato. Trasportava 38 persone siriane e irachene.